Lupo uno là e Castello uno lì. I cinefili sondriesi sono pronti ai nastri di partenza per godersi una nuova stagione di proiezioni in una cornice davvero suggestiva. Ritorna anche quest'anno Cinema al Castello, kermesse dedicata alle pellicole all'aperto che si terrà a Castel Masegra. 4 gli appuntamenti ad ingresso gratuito al via il 4 luglio prossimo dalle 21:30 che regaleranno un mese di grandi lungometraggi pensati per un'audience variegata. Commedie, film animati e musical, un'offerta che saprà conquistare anche i più esigenti amanti della settima arte. 4 appuntamenti tradizionali, vorremmo dire, al martedì con il cinema, il grande cinema recente, con una selezione di lavori adatti a una proiezione all'aperto, film interessanti, credo divertenti, godibili, adatti a tutta la famiglia, anzi uno proprio pensato per una visione familiare, a partire dal 4 luglio. Cominceremo con Perfetti Sconosciuti, una commedia-dramma un po' generazionale, proseguiremo con quel delizioso Gioiellino di Paolo Virzì, La pazza gioia, uscito lo scorso anno con grandi interpretazioni di Valeria Bruni Tedeschi e Michela Ramazzotti. Continueremo con il film proprio pensato per una visione in famiglia, proprio per i temi che tocca, un film d'animazione, ma sarebbe ingeneroso risolverlo solo come filmato d'animazione, che si intitola La mia vita da zucchina, un titolo originale per un approccio molto originale a alcune tematiche legate al rapporto genitori-figli. Poi concluderemo con il 6 volte premiato con l'Oscar La La Land, una commedia musicale contemporanea. E se i 4 martedì possono vantare notevoli titoli in cartellone, Castel Masegra quest'anno si prepara a stupire tutti con un appuntamento in più, che svela la nuova vocazione dello storico edificio che domina la città. Domenica 23 luglio sarà infatti proiettata la pellicola Ciogorì, la grande montagna, di Roberto Condotta, film sulla spedizione al K2 del 1954.